www.signorsindaco.com. Città degli anziani e la città degli animali sono due pilastri del programma di Beppe Maria. Certo. Vogliamo parlare della città degli animali prima, così, in ordine di importanza, direi la città degli animali. Che abbiamo molte gattare anche. Abbiamo molte zitelle col gatto, allora, che sono lì che lo liscano e ci stanno guardando. In una zona, in una zona adeguata, perché ce ne sono tante di zone qui a Bologna che io userò solo per i cittadini, per noi non darò più permessi di costruire, faremo solo le cose per i cittadini di Bologna. Sì. E il problema degli animali, che sono cittadini di Bologna, gli animali saranno tutti in regola a Bologna, avranno il CIFS, avranno la mutua, anche loro come gli esseri umani, e quindi faranno un vero, non un canile, perché il canile è una vera città loro, con hai letto anche nel mio programma. Sì, sì. Saranno strutture che dove la gente verrà gratuitamente a curare il proprio animale, nel senso che se io ho un'urgenza la notte, vado, dove vado? Vado lì, c'erano gli animali e verrà curato gratuitamente, verrà messo, e poi dopo se ci sono delle operazioni, le cose qui saranno quantificate, però... Ecco, no, aspetta, ecco. Abbiamo qua un animale, facciamo vedere, col CIPS, ecco qua, ecco dove lo metti il CIPS? Qua? No, CIPS va come il mio cane, io ho un cagnolino e dentro una siringa, una cosa, io li metterei anche gli esseri umani. È sottocutaneo. Sì, io metterei anche gli esseri umani, li metterei tutti col CIPS. Quindi questa è una città vera dove gli animali potranno essere liberi, felici, perché sono cittadini di Bologna. Io gli animali li considero come un essere umano. E poi invece la città degli delle persone, che è simile a quella degli animali, che sarà, no, certo. Sarà diverso, perché sarà il nostro futuro è invecchiare. Esatto. E quando invecchi sei limitato in tutto, sei come un bambino, sei senza difesa, perciò i vecchi, gli anziani, che gente che ha lavorato tutta la vita e ha diritto di avere un posto dove finire la propria vita. E quindi io farò una vera città grandissima, che sarà lì, prevedo il Parco Nord, saranno tutte vere case. Come in casa, case con una camera per gli anziani, una camera per una badante o per chi vuole, o i figli che vogliono seguire i propri anziani, e quindi sarà un giardino con laghetto, con i cigni, i panchini, ci saranno tutti i servizi, giochi per gli anziani, quindi sarà una vera città, molti anziani che vivono in solitudine sicuramente verranno lì, poi se qualcuno è malato, che questa è la cosa più importante, se tu vai in una struttura che devi pagare, paghi delle cose che una persona qualsiasi non ce la può fare arrivarci, quindi è un dramma veramente sociale molto grande. Io voglio eliminare questo dramma. E non a caso abbiamo qua questo libro che parla di anziani, Umar Els, del quale io ti... M'hai messo anche me? Ti donerò una copia. No, non ti ho messo in Umar Els, ti ho messo nel codice Bologna e tu ti sei arrabbiato.